Buongiorno locandieri, bentornati in locanda, io sono Ricky, il vostro host di fiducia e oggi siamo qui per vedere la fine dei gironi di UEFA Euro 2024. Vi invito subito ad iscrivervi, a lasciare un mi piace e un commento dicendomi chi vi è piaciuto di più e chi vi è piaciuto di meno. Ma noi iniziamo! Girone A che vede passare Germania e Svizzera alla fase finale del torneo, partita tra Germania e Svizzera che, come vi avevo detto, poteva non contar nulla, ma alla fine è stata una bella partita combattuta perché comunque un pareggio strappato all'ultimo secondo da Füllkrug, che tra l'altro noi in diretta abbiamo messo come contratto a chiamata e probabilmente questa sera, se venite a seguirci, vedrete che vincerà questa... è un piccolo spoiler, ma va bene, vincerà questa Stella Michelin, perché per chi non lo sapesse in live diamo questi premi. Comunque io non vi dico altro, se volete vedere questa cosa venite a vedere le dirette, ok? Quindi Svizzera che passa come seconda, prevedibile, io l'avevo previsto, cioè, anzi io pensavo che sarebbe andata così. Mi ha sorpreso in negativo la Scozia, perché pensavo fosse una squadra un po' più cattiva, e cattiva l'è stato sì, ma solo in modo palloso e non cattiveria sportiva. Nel girone B invece, il nostro girone, passiamo noi alla Spagna, grazie al gol di Zaccagni, noi diciamo grazie, loro sicuramente no, vengono eliminati, e Albania che comunque cerca di giocare fino alla fine ma che abbandonerà anche lei questo torneo. Spagna e Italia vanno avanti nella competizione, Spagna che ha fatto il girone perfetto, 3 partite, 3 vittorie, un differenza reti di più 5, Italia che ha fatto tutto, ha vinto, ha perso e ha pareggiato. Pareggio che vale come una vittoria, perché in caso di sconfitta l'Italia sarebbe rimasta a casa, non sarebbe andata agli ottavi, infatti la Croazia ci abbandona. Italia che supera il girone a fatica, ma che guardando indietro nella storia delle nostre competizioni, quando i gironi ci fanno faticare e non convinciamo nei gironi, poi la fase finale ci riserva grandi gioie. Quindi io non dico niente, vedremo come andrà la fase finale di questo torneo. Zaccagni che entra e salva il risultato dopo una splendida incursione di Calafiori, che con un 1-2 va via e serve una palla al bacio per Zaccagni, che in questi giorni nel web circola deve solo appoggiarlo in porta, invece no, non deve solo appoggiarlo in porta, ma fa un gran gol, un gollazzo per quanto mi riguarda. Gol che, come hanno detto in molti, ricorda quello di Del Piero, non possono essere paragonati neanche in termini di importanza, se non che questo gol era molto importante per mantenerci in gioco in questi europei. Quindi Spagna e Italia che vanno avanti, Croazia e Albania che tornano a casa. Terzo girone, girone molto strano, perché troviamo Inghilterra, Danimarca e Slovenia che avanzano. Slovenia grazie ai 3 pareggi, la differenza reti positiva, cioè anzi neutra perché è a 0, riesce a passare come una delle migliori terze. Inghilterra che, come vi dicevo negli ultimi video e come continuerò a dirvi, non mi convince, pareggia con la Slovenia. Slovenia che fa un'ottima partita difensiva e poteva anche provare a vincerla, perché comunque ha avuto le sue occasioni, se l'è giocata bene. Danimarca che, come la Slovenia, pareggia 3 partite, ma che grazie alla posizione nel ranking passerà come seconda, mentre la Slovenia come miglior terza. Serbia che anche in questa competizione delude, illude e delude, perché un'altra volta i giocatori sono al top della forma e poi non performano. Nota positiva per quanto riguarda la Slovenia, rivedere in campo Josip Iličić. Girone D che, come vi avevo detto, regala sorprese, perché la partita tra Austria e Olanda è stata una delle più belle che ho visto e, come vi avevo detto, l'Austria è una squadra rognosa e batte 3-2 l'Olanda, Olanda che è veramente non irresistibile. E soprattutto dietro anche Van Dijk sbarella un po', l'ho visto un po' impallato, ma Austria che con cattiveria, voglia, grinta e gioco riesce a imporsi sull'Olanda e pure sulla Francia, perché a discapito della sconfitta subita proprio contro la Francia gli passano davanti. Quindi bene 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 l'Austria che passa come prima, Francia che mi lascia un po' dubbioso ancora ma riesce a passare il turno come seconda, ce l'aspettavamo. Diciamo che se la prima partita fosse andata diversamente come poteva andare, la Francia avrebbe rischiato di lasciarci le penne. Olanda che, seppur non convincendo, passa il turno. E Polonia che invece ci saluta e torna a casa. Polonia è molto sfortunata questo europeo. Girone E che è il girone più sorprendente di questo europeo, perché tutte e 4 le squadre terminano a 4 punti.
bellissimo. Romania che per mia grande gioia passa prima davanti a Belgio e Slovacchia. Belgio che si qualifica come secondo, Slovacchia come terza e Ucraina che, seppur avendo 4 punti, per la differenza reti se ne va a casa. A differenza della partita tra Belgio e Ucraina che è finita sullo 0-0, della quale De Bruyne ci dice se ci fossimo scoperti avessimo aperto all'ultimo, qui ci stareste valutando in modo diverso ed è corretto secondo me. Partita tra Romania e Slovacchia invece 1-1, Slovacchia che trova il primo gol e poi un ottimo Janis Hagi riesce a procurarsi un rigore che Radovan Marin finalizza. Romania che sorprende e per gli ottavi ho delle buone sensazioni, ma ve ne parlerò in un altro video. Eccoci qua all'ultimo girone, anche qui mi devo prendere un po' dei meriti. Ovviamente non perché ho giocato, ma perché vi avevo annunciato che Kvyat Kvaratskhelia avrebbe rispleso e difatti un'ottima Georgia batte 2-0 il Portogallo che... ciò nonostante passa come primo grazie allo scontro diretto con la Turchia. Portogallo che passa per primo, Turchia che segue a ruota come secondo e Georgia come miglior terza. Repubblica Ceca che non ci convince e se ne torna a casa. Ma questo girone è stato molto avvincente. Infatti abbiamo anche il capocannoniere della fase a gironi, cioè Mika Utadze, che gioca 3 partite sontuose. E quindi Mika Utadze, che ha quota 3 gol, è il capocannoniere di questi gironi. Portogallo che perde 2-0, ma ho visto un Portogallo rilassato ma nervoso. Nel senso, rilassato perché comunque la qualificazione non era in dubbio, ma nervoso perché voleva la vittoria. Era una prova importante contro una squadra comunque che si sta facendo valere, ma voleva dare un segnale per la futura avversaria. Turchia invece che vince 2-1 con la Repubblica Ceca, Repubblica Ceca che si fa condizionare da un rosso preso da Barak e comunque diciamo molto sfortunato in questo torneo, se pensiamo ai primi 2 gol come li ha subiti nella prima partita, il pareggio nella seconda e la sconfitta in questa terza, un po' sfortunata. Quindi abbiamo visto le squadre che sono passate alla fase finale di questo torneo. Io vi invito questa sera a passare in live perché ne discutiamo molto più ampiamente. Ci saranno dei giochi interessanti, delle prediction. Vi ho detto che ci saranno delle cose molto interessanti. Non vi deluderemo. Passate, guardateci, commentateci. Io quindi vi invito a passare dalla locanda perché questa sera ci divertiremo. Quindi ricapitolando, noi ci vedremo domani con un nuovo video perché uscirà un video sugli ottavi che sto preparando. Ci vediamo questa sera in diretta. Vi invito a commentare anche qui sotto una cosa che vi è piaciuta, una cosa che non vi è piaciuta, una cosa da migliorare, quello che volete. Lasciatemi un commento, fatemi contento e noi altri ci vedremo. Ehi, ciao locandieri. Stavo pensando, ma... io vi ho spoilerato che c'è questa stella Michelin, ma voi giustamente, cioè, che ne sapete? Nel senso, a meno che non ci abbiate seguito in live, non conoscete le stelle Michelin. Praticamente, le stelle Michelin, facciamo un ripasso, visto che questa sera le assegniamo in diretta, quindi ricordatevi di passare a seguirci e a vedere a chi saranno assegnate, no? Praticamente, queste stelle Michelin sono dei premi che diamo, ad esempio, no, l'MVP, il miglior giovane... questa cosa qui, solo in stile locanda. Allora, durante il campionato si chiamavano le mance, ovviamente con l'arrivo degli europei, perché non fare una cosa speciale e chiamarli stelle Michelin? Ma partiamo dalla prima. La prima è le 3 stelle Michelin. È colui che si sarà distinto in assoluto di più. Quello decisivo, il più forte, l'MVP insomma. Poi abbiamo lo stagista. Lo stagista è il giovane che è appena entrato nella locanda, ma che già dimostra di lavorare bene e a modo. E quindi, seppur nuovo, si mette in mostra. Sarà l'under 21 più decisivo. Dopodiché abbiamo il boscaiolo. Beh, il boscaiolo è autoesplicativo, no? Il boscaiolo taglia la legna, ma in locanda taglia un po' tutto quello che gli capita a tiro. All'europeo, chi prenderà più cartellini potrà prendersi l'ambito premio. Dopodiché abbiamo il contratto a chiamata. Chi viene assunto con il contratto a chiamata non è fisso in locanda, ma è un membro importante, perché nel momento delle difficoltà è lì, a salvarti il culo. Quindi il più incisivo, partendo dalla panchina, guadagnerà il nostro contratto a chiamata. Dopodiché abbiamo lo chef stellato. Chef stellato ovviamente è il capo della cucina, il capo della brigata. Per noi sarà il miglior CT. La prossima stella è l'amaro offerto. L'amaro offerto alla fine cena è l'eccezione, non la regola. Quindi quando lo ricevi in locanda è sempre una bella sorpresa. Chi sarà il giocatore sorpresa? Chiunque sia, si becca l'amaro offerto. Il lavapiatti. Il lavapiatti è uno degli elementi imprescindibili della locanda. In tantissimi non volenterosi di pagare il pasto a fine cena dicono
mi sa che tocca lavare i piatti, ma mai nessuno lo fa. Il lavapiatti invece è uno che non è alle luci della ribalta, ma che è fondamentale per la sua squadra. Quale sarà quel giocatore così importante per una squadra, ma che difficilmente appare nei dati a fine partita? Infine poi la stella di OCG, un buon vino italiano per la locanda. Un vino della casa, buono sempre, ma se vuoi fare bella figura prendi un bel di OCG. Noi lo assegniamo al migliore italiano. Ecco, queste sono le stelle Michelin. Ho messo un giocatore che potrebbe ricoprire questa caratteristica in modo di farvelo capire più facilmente. Io vi invito a mettere mi piace, a venirci a vedere questa sera e noi altri questa volta davvero se vedremo.